17 luglio 1945. Il primo ministro britannico Winston Churchill, il presidente degli Stati Uniti Harry Truman e il leader sovietico Stalin si incontrano a Potsdam per discutere, fra le altre cose, del futuro della Germania al termine della Seconda Guerra Mondiale. Nel corso della conferenza, protrattasi sino al 2 agosto, i tre capi di Stato decidono di dividere il paese in quattro zone direttamente controllate da Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia, per impedire che la Germania possa rappresentare di nuovo un pericolo per la pace mondiale. Luglio 1945. A pochi chilometri da Berlino, da quell'immensa distesa di rovine sotto le quali è perito anche Hitler. Il più tremendo conflitto della storia è finito da due mesi in Europa. I tre vincitori si sono riuniti in conferenza per una sistemazione del mondo postbellico. Joseph Stalin, Harry Truman, Winston Churchill. Essi annunciano la prossima conclusione dei trattati di pace con gli ex alleati della Germania nazista. I trattati verranno preparati dai ministri degli esteri delle tre potenze, più la Francia. Si comincerà col trattato italiano. La dichiarazione dei tre grandi dice: l'Italia è stata la prima fra le potenze dell'asse a rompere con la Germania, alla cui sconfitta essa ha dato il suo contributo. L'Italia si è liberata del fascismo e sta facendo buoni progressi verso il ristabilimento di istituzioni democratiche. La conclusione del trattato di pace con un governo italiano democratico renderà possibile l'ingresso dell'Italia tra le Nazioni Unite. Sembra dunque che a Potsdam si riconoscano i meriti acquisiti dalla nuova Italia.